Ed ora torniamo nel nostro territorio per parlare di un ultimo appuntamento con il Festival Internazionale della Musica Antica di Magnano. Sabato 28, la diretta delle nostre emittenti a partire dalle 21:15 dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Il servizio e le interviste sono di Luca Gasparello. Magnano, un piccolo paese di 376 abitanti, ospita un festival internazionale di musica antica. Festival che sta per concludersi, ma non senza un concerto straordinario che potrete seguire sui nostri canali sabato 28 alle 21:15. Ancora una volta qui a Magnano per il Festival di musica antica che sta andando verso la fine. Sì, arriviamo al fine del 36esima edizione del Festival Musica Antica Magnano, creata da Bernard Brauchli in 1986. Allora, questa stagione finisce con il concerto straordinario. E perché straordinario? Perché prima ci sono quattro clavicembali. Dopo questi quattro clavicembali con l'ensemble Georges Kiss saranno accompagnati dal quartetto di archi d'amore del Lacrimae Consort di Philippe Foulon de Parigi, e quattro clavicembali e il quartetto d'amore è una cosa rarissima. E poi il programma è dedicato ai concerti per uno, due, tre e quattro clavicembali di Johann Sebastian Bach. Allora, tutti questi elementi fanno che è un concerto veramente straordinario. Abbiamo già tante prenotazioni, sarebbe bene di prenotare per questi concerti e pensiamo che sarà tanto pubblico. Sottolineiamo ancora una volta, c'è questa presenza di un musicista famoso a livello internazionale come Georges Kiss. Oh, sicuro. Georges Kiss è un amico da tantissimi anni di Bernard Brauchli e di me, è una musicista che ha più di 2000 concerti a tutte le parti del mondo e ha suonato tante volte qui a Magnano e ancora una volta sarà qua. Perché è venuto qui a Magnano? Sono a Magnano da molti anni, più di, credo, 36 anni. Ho fatto la conoscenza di Bernard Brauchli e sono venuto subito per fare il corso di musica antica e dopo i concerti del festival. E sono anche qui con il mio vecchio, devo dire, più di 40 anni, Anastase. Siamo del stesso mondo della musica antica in Svizzera, Francia, dell'Est e Italia. Un paese così piccolo ospita un festival così grande? Sì, per la passione di Bernard Brauchli. Per me è un piacere perché il luogo è piccolo, a taglia umana, l'acustica è molto bella. E sono sicuro di trovare un pubblico molto interessato per la musica barocca e il clavicembalo.